Oggi andremo a percorrere un grande classico, l'itinerario Macugnaga-Passo del Turlo, facente parte del Tour del Monte Rosa e della grande traversata delle Alpi. Quindi è un itinerario ben segnalato, molto frequentato normalmente in estate, anche un itinerario con interessanti curiosità storiche e una via di collegamento tra la Valsesia e la Valle Anzasca molto importante, soprattutto nel passato. Oggi andremo a pernottare al bivacco Lanti, un bivacco di nuovissima costruzione, e domani mattina, se le condizioni lo permetteranno e se insomma tutto andrà come si deve, l'obiettivo sarà quello di arrivare al Passo del Turlo. Ormai non manca molto al bivacco e questa che sto percorrendo è un'antica mulattiera costruita a cavallo delle due guerre mondiali, tra gli anni 20 e 30. Fu costruita da un battaglione di alpini per questioni militari, quindi non venne costruita per collegare le due valli, per agevolare, diciamo, i contatti tra le due valli, ma venne costruita proprio a scopo strategico e da allora venne considerata anche un'opera molto importante e venne tenuta segreta, quindi un'opera, diciamo, top secret. Eccolo lì, il bivacco. Risulta abbastanza visibile poiché è rosso proprio per essere avvistato in situazioni di emergenza.
Questo non è perdonabile. Guardate qua che schifo, guardate che roba. Che incivili che vengono anche in montagna. Un immondizzaio. Io vorrei capire perché queste bestie non si sono portate a casa la loro immondizia. Comunque apriamo. Guardate. Guardate che disastro che hanno lasciato. Non hanno sistemato nulla, hanno lasciato tutto così come se niente fosse, come se fossero in un albergo. Comunque non fa niente, adesso ho un po' di tempo perché sono salito abbastanza presto, quindi ripiegherò tutte le coperte e rimetto tutto in ordine, perché purtroppo un gruppo sicuramente di numerosi incivili, perché tra questo gruppo che è salito qui non ce n'era uno che ha avuto il buon senso di ritirare e sistemare le cose, ma ha lasciato questo porcile. E quindi lo facciamo noi, dai. È un gran peccato perché questi bivacchi sono meravigliosi, sono bellissimi, sono nuovi di zecca, sono stati costruiti con i fondi dell'Unione Europea, servono proprio come bivacchi di emergenza per questi itinerari di più giorni, la grande traversata delle Alpi e la Tour del Monte Rosa, e quindi andrebbero trattati con il dovuto rispetto, perché oltre che essere belli, gratuiti e permetterci di vivere esperienze che altrimenti non potremmo neanche minimamente immaginare a queste quote, in questi luoghi così remoti, sono anche luoghi fondamentali per situazioni di emergenza, perché soprattutto nelle mezze stagioni, se ci troviamo in condizioni di difficoltà e veniamo sorpresi da una bufera di vento, di neve, in qualche modo, se riusciamo a raggiungere il bivacco, siamo salvi. E questa è una zona veramente aspra, perché è un anfiteatro morenico di sole. Qui in questa stagione mi è parso di capire che non si vede neanche per un minuto durante il giorno praticamente, perché tanto per iniziare non mi risulta che ci sia corrente disponibile adesso, perché c'è un piccolo pannellino, ma se qui non arriva neanche quel poco di luce solare, il pannello ovviamente non ricarica le batterie. E sono partito presto stamattina e diciamo che in questa conca non ho visto un raggio di sole. Ho ripiegato tutte le coperte, ho spazzato per terra, ho spostato anche i materassi, veramente c'era un casino incredibile. Adesso è tutto tornato più o meno in ordine. Purtroppo questo è il problema dei bivacchi facilmente raggiungibili. Questo è un bivacco facile, è un bivacco oltretutto su un percorso molto frequentato, e quindi purtroppo sulla quantità di persone che viene c'è sempre una percentuale di incivili. Il discorso è che quando si va via il bivacco deve essere lasciato meglio di quando si è arrivati. Questa è la regola base, solo questa, è una cosa abbastanza semplice. In questi bivacchi non si può assolutamente accendere alcun tipo di fuochi, compresi i fornelli. In questo caso ho fatto un'eccezione però, perché sto veramente congelando, perché qua dentro ci saranno, adesso non so esattamente, ma peso intorno ai 0 gradi e non c'è possibilità di scaldare perché non c'è stufa, non c'è niente. Il locale è fatto apposta per essere molto coiventato, quindi accogliente, soprattutto nella bella stagione, in inverno resta freddo. Vivibile comunque in qualche modo, però capite che c'è da congelare davvero qua dentro, quindi l'unico sistema per scaldarsi è quello di farsi un tè caldo, e non andrò sicuramente fuori a farlo adesso.
Dunque, temperatura all'interno del bivacco meno 2 gradi. Sinceramente speravo e pensavo qualcosina di più. Meno 2 gradi fa parecchio freddo. Io ho un sacco a pelo comfort 0 gradi, però non è un problema perché abbiamo materassi e abbiamo tante coperte e quindi sicuramente utilizzerò un po' di queste coperte per stare al caldo e non credo di avere grossi problemi a dormire questa notte. Un po' di vino per scaldarsi e poi mi preparo un classico risotto ai funghi. Non si possono fare tante cose, soprattutto in inverno, buio presto, freddo, non c'è nemmeno una stufa, non c'è nessuno, sono da solo. E quindi credo che se riuscirò ad andare a dormire alle 10 sarà già un gran successo, nel senso che sarà già abbastanza tardi. Intanto alla vostra salute. Prima abbiamo parlato di questo percorso come mulattiera militare, ma in realtà il Passo del Turlo è un passo molto importante a livello storico, proprio perché questo nome è stato dato dai Walser, che utilizzavano questo passaggio per collegarsi con Macugnaga da Alagna. I Walser sono una popolazione del centro Europa di origine germanica che arrivò intorno al XIII secolo e portò insieme alla loro presenza anche tutta una serie di tradizioni, una cultura molto, molto forte che sopravvive ancora oggi e quindi ancora ad oggi a Macugnaga, ad Alagna, ma anche a Ornavasso e in diverse altre località delle Alpi, per esempio ci sono alcune località con il nome tedesco o nome Walser e la tradizione che sia di dialetto, che sia architettonica, che sia anche gastronomica, viene portata avanti anche oggi a distanza di secoli. I Walser praticamente potremmo definirli dei coloni di terre che risultavano incolte perché erano terre di alta montagna che loro in realtà erano molto bravi a sfruttare. Quindi grazie alle loro tecniche riuscirono per l'appunto a dare vita a queste zone delle Alpi che se no sarebbero state probabilmente abbandonate o semi-abbandonate. Quindi questi terreni, questi alpeggi venivano volentieri dati in concessione a questi Walser che per l'appunto riuscivano a creare una sorta di ricchezza. Ci siamo, è quasi pronto, facciamo la mantecatura con un po' di toma e vi dico che non sembra niente male.
Il risottino è pronto con i miei funghi porcini essiccati, guardate qui, nonostante insomma siamo in una condizione così non proprio confortevole e non è possibile cucinare alla perfezione, il risottino in realtà è venuto molto bene. E la gioia che vi dà un bel risottino, soprattutto con questo freddo, un risottino, un bel bicchiere di vino, è la cosa migliore che c'è. Vi scalda proprio dentro. Comunque, a proposito di calore e freddo, esternamente praticamente c'è la stessa temperatura interna. Anzi, forse c'è anche un grado in più. Cioè, fuori mi ha segnato meno 1, mentre dentro abbiamo meno 2. Può sembrare strano, ma in realtà ci può stare. Perché ovviamente il bivacco tende a raffreddarsi, a mantenere questo freddo, invece fuori, in base alle condizioni climatiche, la temperatura può variare in modo diverso. In questi giorni ha tirato il favonio, ha tirato il fen, e di conseguenza sicuramente questo ha influito. Il fatto che ci sia adesso meno un grado, saranno le 7 di sera al massimo, non significa che resterà meno 1, credo che tendenzialmente questa notte andrà sotto indicativamente a meno 4 gradi, considerando che siamo a 2150 metri di quota. Molto buono. Il risotto promosso a pieni voti, mi faccio complimenti da solo perché era veramente molto buono e soprattutto vi tira su di morale, vi aiuta a un pochino a non percepire il freddo. Comunque, vediamo un po' che ore sono. Oh, 18:52. 18:52, una volta che avete cenato a quest'ora, in un bivacco così, da soli, cosa potete fare? Non molto in realtà. Si beve un po', adesso faccio un po' di riprese, un po' di time lapse, perché il cielo ovviamente a questa quota è fantastico, approfittiamo di queste stellate e dopo si prepara il giaciglio per la notte, verso le 10 si prepara il giaciglio per la notte, e se ne approfitta per fare anche una bella dormita, che magari in settimana è più difficile da fare qua. Se riusciamo a creare le condizioni buone, diciamo che fino alle 7:30, dalle 10 alle 7:30 del mattino si può dormire tranquillamente. Bene, dopo svariate camomille per riscaldare le budella, è giunto il momento di andare a dormire. Quindi ci risentiamo domani, sperando di riuscire a stare al caldo. Thank you.
Buongiorno, sono riuscito a dormire abbastanza bene, devo dire, al caldo, addirittura in alcuni momenti stavo anche un po' sudando, grazie ovviamente, oltre che al sacco pelo, alle coperte, insomma, e al materasso che isolava rispetto alla superficie di sotto, quindi questo bivacco, nonostante non abbia il riscaldamento, è comunque confortevole. Questa mattina ci sono forti venti di favonio, più comunemente conosciuto come fön, quindi vento molto caldo. In effetti, uscendo, ho percepito proprio lo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori, cioè faceva quasi più caldo fuori rispetto a dentro. Questo è dovuto proprio a questo vento caldo. Sono venti che normalmente soffiano, per l'appunto, in alta quota, al di là, diciamo, delle cime delle montagne, sopra le cime delle montagne, quindi salire al passo del Turlo sicuramente avrei trovato venti molto forti, oltre che sinceramente non aver voglia di salire al passo del Turlo, perché sinceramente sono venuto a farmi un giretto e va bene così. E qua invece le folate arrivano, ma siamo riparati da questa conca e quindi limita molto il vento, quindi non dà grossi problemi. È giunto il momento di salutare il bivacco Lanti. Ho deciso di portare giù un po' di immondizie che questi soggetti hanno lasciato qui. Purtroppo c'è ancora molta roba, ma non posso portare giù tutto, anzi già portare questo sacchetto è un disagio perché c'è anche il rischio che si buchi durante la discesa. E niente, al di là di questo piccolo inconveniente, l'esperienza è stata molto bella. Il luogo è fantastico, in questa stagione. Questi sono gli ultimi giorni, secondo me, le ultime settimane in cui si può salire a piedi, diciamo, perché poi dopo, essendo una conca molto chiusa e priva di luce solare, una volta che arriva un po' di neve qui è praticamente impossibile salirci. Quindi salutiamo il bivacco Lanti, lo rivedremo forse in primavera. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, un saluto da Luca, alla prossima.